diverse altre cose concomitanti, e questo incontro di Palermo andava fatto, no? Perché ormai era in cantiere da tempo e diciamo la maledizione ha voluto che oggi non solo ci fosse lo sciopero degli aerei, ma ci fossero poi altre attività che si sono accavallate. Intanto saluto tutti, saluto tutti i partecipanti. Faccio soltanto, se mi permettete, due considerazioni veloci che hanno spinto la FIPE a promuovere questa iniziativa contro lo spreco alimentare. Partiamo da un presupposto. Naturalmente non è il ristorante il luogo più importante dove si spreca cibo. Oggi purtroppo l'80% dello spreco alimentare si realizza all'interno delle mura domestiche, dentro casa. Stiamo parlando di circa 12 e forse anche un po' di più miliardi di euro. Il ristorante è un luogo dove c'è una parte di spreco e lo spreco è principalmente al consumo. Questo ce l'hanno detto i ristoratori quando abbiamo fatto un'indagine appena 2 o 3 mesi fa. Poi c'è una parte di spreco che c'è nella fase di acquisto e poi anche di preparazione. A volte si spreca anche perché alcuni prodotti non sono esteticamente presentabili, ma sono ancora buoni. Quindi c'è anche al consumo uno spreco e abbiamo detto, ma il progetto non nasce dalla quantità dello spreco, quanto invece dal fatto che si vuole utilizzare anche la ristorazione per lanciare un messaggio importante sul valore del cibo. Il cibo non è una merce qualunque, lo sapete soprattutto lì in Sicilia, a Palermo, è un condensato di valori culturali, ambientali, sociali ed è importante che non si sprechi nulla. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo detto che pensiamo, magari in modo un po' qualcuno potrebbe dire pretenzioso, che il ristorante è una sorta di luogo di culto per il cibo, no? E come tale bisogna portare il valore del cibo al massimo e fare in modo che non si sprechi, e deve essere un obiettivo culturale prima che economico. Ora è evidente che l'obiettivo di ogni ristoratore è fare in modo che nel piatto non resti nulla, che venga consumato, però a volte capita che si faccia un ordine sbagliato, magari si pensava di avere più fame di quanta poi in effetti se ne ha e quindi qualcosa resti nel piatto, qualcosa che è ancora buono. E nella logica della nostra, diciamo, cultura come paese, della cucina del territorio, si porta a casa e si rimpiatta, anche da qui il nome rimpiattino. Quindi un'operazione culturale prima che economica, per dare, diciamo, anche per creare modelli positivi. Oggi nei ristoranti si consuma il 36% della spesa alimentare di una famiglia, parlo della ristorazione in senso generale, qua dentro ci sono anche, diciamo, i bar, e quindi è importante che la ristorazione abbia un supplemento di responsabilità anche su un tema delicato come quello dello spreco alimentare. Ecco, io credo di aver detto, diciamo così, di aver spiegato un po' il senso dell'operazione. Di questa operazione crediamo che abbia un valore positivo. Il packaging è accattivante, può servire anche a superare quell'imbarazzo che è quanto i consumatori dichiarano a proposito della richiesta di portarsi via le cose, non lo fanno perché trovano imbarazzo. Quindi bisogna superare l'imbarazzo. Il packaging è divertente, va in questa direzione, aiuta, e anche altri strumenti che abbiamo preparato, come quelli dei pieghevoli da mettere all'interno del menu, della segnaletica da mettere magari all'interno del ristorante, può far superare questo imbarazzo. Ecco, credo di aver detto un po' tutto, non so se c'è qualche altra cosa, sono a disposizione. Buongiorno, ciao.
non so se ti senti. Ti sento benissimo. Ciao. Senti, ciao. Ciao. Allora, la domanda che ti facciamo da qui è questo. Naturalmente tutto questo è bellissimo, siamo tutti d'accordo, stiamo partendo come Palermo, come città siciliana che inizierà a fare questo progetto. Qualcuno ha chiesto dei costi. Naturalmente qui Iperazionale, che ruolo avrà per i pubblici esercizi, per i costi naturalmente che sono logici su quello che sono i packaging che avremo in dotazione? Sì, allora è chiaro che c'è una prima fase in cui la FIBA ha fatto un investimento anche abbastanza significativo, perché noi stiamo distribuendo oltre 10.000 rimpiattini in le 10 città che sono, hanno condiviso l'avvio del progetto. È chiaro che questo investimento non può essere sine die, perché non possiamo sostenere il costo dei rimpiattini anche per il futuro. Oggi un rimpiattino costa 90 centesimi, deprare giù di lì, adesso non mi ricordo se 5 centesimi in più o in meno, quindi di fatto è un costo estremamente competitivo, perché è il prezzo più basso che si possa avere per un prodotto di quel livello. Tenete presente che quel rimpiattino è stato fatto da un illustratore famoso e da un design ancora più famoso, che è Scarabottolo. Potete vedere, insomma, andare a cercare per vedere chi sono, persone pluripremiate nell'ambito dell'illustrazione e del design. E quindi non ci sono contenitori di quel livello, ma anche di livello inferiore, che possono avere costi più bassi. È un piccolo investimento per il futuro che crediamo possa essere fatto per una causa nobile, che è quella del contrasto allo spreco alimentare, ma dico di più, non solo per il contrasto allo spreco alimentare, ma soprattutto per dire che il cibo ha un valore intrinseco. Quindi la vera operazione culturale è questa, e il ristoratore, che a mio parere è una sorta di sacerdote del cibo, permettetemi questo esempio, magari qualcuno lo può ritenere blasfemo, ma stiamo scherzando, ovviamente sto sorridendo sotto i baffi dicendo questa cosa, ma se voi immaginate la celebrazione dell'Eucaristia, c'è un passaggio che credo non vi sarà sfuggito, in cui il sacerdote, dopo aver dato l'ostia, prende il piattino e lo fa cadere tutto ciò che c'è dentro nel calice, e poi lo consuma. Quindi questo perché? Perché c'è un simbolismo che va oltre l'aspetto materiale, che è quello che il cibo non può essere sprecato. Questa è la vera battaglia culturale, noi pensiamo, per chi ci voglia stare. Quindi è chiaro che, ma poi voglio dire, da questo punto di vista, vista una battaglia nobile, i ristoratori ci può mettere del suo, credo anche le istituzioni possano fare la loro parte. Noi l'abbiamo fatta in questo avvio, investendo su oltre 10.000 rimpiattini che abbiamo distribuito. Questa prima donazione è una donazione FIPE, però non si può fare all'infinito, è sostenibile. L'ultima cosa, diciamo, per quanto riguarda invece il kit pizza, perché qualcuno dice, ma la pizza dentro questo rimpiattino non è che si può mettere, no. Abbiamo un altro design, abbiamo qualcos'altro, sono standardizzati questi qua che avete inviato? Sì, non abbiamo pensato alla pizza, perché la pizza è così diffusa, e che, insomma, il problema è che la pizza, c'è già un asporto, no, sulla pizza, e ci sono tutte le pizzerie, hanno i contenitori da asporto con cui fanno che possono essere utilizzati anche per portarsi via il trancio di pizza avanzato. Tenete presente una cosa: siccome noi non vendiamo il packaging come FIPE e come sistema Confcommercio, il nostro obiettivo non è vendere quei rimpiattini. Per noi l'obiettivo è avviare la campagna contro lo spreco, poi
se i ristoratori riterranno utile, perché sono più accattivanti, utilizzare quel packaging lì, bene, ma lo possono fare in futuro come vogliono. Noi vogliamo che non si sprechi il cibo. Va bene, ti ringrazio. Grazie Presidente, saluto anche la Presidente di Dio. Grazie Presidente. Anche se c'è il Pipe di Palermo, gli fanno proprio. Certo, salve, buongiorno a tutti. Grazie, ciao. Arrivederci a tutti, grazie a voi. Grazie a te.